Buonasera a tutti, dicevo, sono Lorenzo Marone, trasmetto, come si suol dire, dalla mia casa qui a Napoli e ringrazio di cuore il Circolo dei Lettori per avermi voluto ospite, per avermi dato la possibilità di passare un pomeriggio con voi per parlare di questo mio libro nuovo che è Inventario di un cuore in allarme, che è uscito, ciao ragazzi, ciao a tutti, che è uscito a febbraio, poco prima dello tsunami. Ed è un libro per Einaudi Editore, e permettetemi di ringraziare anche Einaudi, il mio editore, per il gran lavoro svolto fino a qui, nonostante tutte le difficoltà del caso, insomma, hanno fatto un grandissimo lavoro. E sono contento perché questo libro, io qui faccio un monologo, che è quello che ho presentato pochissime volte, in realtà, nelle poche tappe che sono riuscito a fare prima del lockdown. È un monologo, nel senso, anche qui sarà un po' di meno, diciamo, di quello che facevo all'inizio. Pensai all'inizio, perché fare un monologo? Perché è un qualcosa di strettamente personale questo libro, cioè parte dal mio disagio personale. Per la prima volta mi allontano dai romanzi, ed è un autofiction, parlo di me, parto da un mio disagio che è l'ipocondria, figuratevi un po' in questo periodo, ed è, come dicevo, è un qualcosa di diverso, e quindi sentivo l'esigenza proprio di raccontarlo in prima persona, quindi attraverso il parlato, il racconto, attraverso ovviamente delle scritture. Quindi per questo avevo pensato a un monologo inizialmente, è la seconda volta che lo ripropongo online e sono felice di questo, quindi ringrazio nuovamente. Io inizierei. Questa musichetta che sentite, che spero non dia troppo disturbo, è il sottofondo dello spettacolo, tra virgolette. E niente, cominciamo a parlare di questo. E diciamo prima che spiego un po' meglio. È un libro sulle fobie, sulla mia ipocondria, con la quale convivo da 30 anni a questa parte. Però il libro ha un tono lieve, diciamoci la verità. È lo stesso sguardo sulle cose che avete imparato a conoscere per chi mi legge con i miei romanzi, con i miei personaggi, perché alla fine tramite i miei personaggi io parlo, do il mio sguardo sulle cose, lo stesso approccio nei confronti della vita. E quindi è un libro che ha come tema centrale la mia ipocondria, ma affronta, però poi si allarga a tutte le fobie, perché non è che parlo solo di me, non è un lamento dell'ipocondria, chi se ne frega. È l'ipocondria, è un pretesto per parlare delle fobie, delle paure di noi tutti, perché io credo nel sentire comune, credo che parlarne possa aiutare, possa servire, tendere la mano, accogliere l'altro possa servire. È una ricerca, io mi reputo un uomo curioso che si pone tante domande e quindi ho voluto utilizzare la scrittura, che per me è sempre stato un qualcosa di terapeutico. Ho detto, perché non utilizzarlo proprio per parlare del mio disagio? Però, essendo appunto un uomo curioso, ho iniziato a parlare di ipocondria, ma poi, siccome le ricerche quando iniziano portano nei più svariati campi, quindi ho sconfinato e parlo di tante cose, oltre alle paure e alle fobie di noi tutti. Appunto, dicevo, ho sconfinato nei campi più assurdi, anche nella matematica, nelle scienze, io che sono un rimandato seriale in matematica. Parlo di fede, di filosofia, insomma, di storia. Un po' di tutto. È una ricerca, è un libro nel quale mi sono esposto parecchio, molti me l'hanno detto, si è esposto parecchio, però insomma lo faccio perché non ho paura di questo, non credo nei superuomini, non ho paura a parlare delle mie debolezze, sono uno che l'ha sempre fatto anche nelle presentazioni riguardanti gli altri libri. E l'ho fatto soprattutto perché, per un motivo, andiamo al succo del problema. Perché, non so se sapete, l'ipocondria, tutte le forme, meno male, di psicoterapia concordano a ritenere una cosa, che l'ipocondria, se vuole guarire, non deve raccontare il suo disagio. Ecco, io sono uno che talmente tanto che ho parlato della mia ipocondria negli anni passati, che nessuno più mi ascolta, è un po' la storiella di lupo a lupo, io vado dagli studi medici ormai da solo. E quindi ho pensato, ho detto, adesso sai che faccio? Sfrutto, tra virgolette, i miei lettori. Quindi nessuno mi ascolta e costringo i miei lettori ad ascoltarmi. Questa è un preambolo, una premessa. Ci sono altre premesse, non sono uno scienziato, una cosa che dico, ovviamente non ho alcuna conoscenza di materie scientifiche se non la mia curiosità, quindi se dico qualche fesseria, ma questa è una cosa che ovviamente
scritta anche nel libro, se dico qualche fesseria andatela, venitemela a raccontare, cercate le vostre verità, non ho nulla da insegnare a nessuno ovviamente, è solo quello che ho imparato nel momento in cui mi sono messo a ricercare, ecco. E il monologo, questo invece è importante, leggerò e racconterò non più di una decina di pagine su un totale di un libro che è di 300. Allora, dicevo che è una ricerca. Come inizia questa ricerca? Inizia un giorno nel quale mi imbatto nel calendario cosmico di Carl Sagan. Carl Sagan era un astronomo degli anni 60, famoso, americano, che a un certo punto per farci comprendere la nostra insignificanza nel tutto, mise appunto questo, non so neanche come definirlo, appunto calendario cosmico, un giochino, un esperimento, non lo so, cioè lui spiegò, venne in mente di spiegare l'evoluzione della vita sul pianeta Terra tramite un calendario cosmico, quindi un calendario temporale di un anno, perché a ragionare per miliardi di anni non riusciremo più. Cioè lui immagina che se la Terra appunto è nata il 1 gennaio, ecco, lungo tutto il calendario di un anno lui ci spiega quando è arrivata sulla Terra la vita, l'uomo. Quindi lui ci dice che appunto la Terra è nata il 1 gennaio, e parliamo di 4 miliardi e mezzo di anni fa, e solo a fine marzo arrivano i batteri, e pensate che fino a fine novembre la Terra è popolata solo di batteri, ed è a fine novembre che invece arrivano le piante, il 30 novembre i primi animali, il 26 dicembre scompaiono i dinosauri, il 31 dicembre alle 21, alle 20:10 compaiono i primi esseri umani, e alle 23:58 e 45 secondi l'uomo inventa l'agricoltura. Alle 23:59, 47 secondi, quindi a 13 secondi dalla mezzanotte, 13 secondi fa, nasce Gesù Cristo. Ecco, io infatti ovviamente questo serve a spiegarci, e secondo me in questo periodo, diciamo, dovrebbe essere ricordato sempre, appunto, l'insignificanza del genere umano, la nostra, quanto siamo piccoli e fragili. Questo ovviamente non perché, per fare menagramo, per dire sì, siamo formiche, ma perché essere consapevoli del proprio ruolo nel tutto serve a dare maggiore valore alle nostre vite e avere più rispetto nei confronti di quella che è il tutto, appunto, che ci circonda. E perché ci illudiamo di poter, nonostante appunto siamo comparsi sulla Terra 13 secondi fa, ci illudiamo di esserne i padroni. Facciamo un po' quello che vogliamo, ci illudiamo di poter controllare tutto, le nostre vite, le vite degli altri, il pianeta, sfruttiamo le risorse, eccetera. Rosemary Phelps era una, quindi nasce un po' da qui, da questo calendario cosmico nel quale mi venne la voglia di provare a scrivere una riflessione sulla mia ipocondria, sul tempo, sulla morte, e su tutto quello che è. Anche perché il tempo, il passare del tempo è un tema che comunque mi è caro da sempre, in tutti i miei, è presente nei miei romanzi, già dalla tentazione di essere felici, che Cesare è uno che ha sprecato il suo tempo. Rosemary Phelps era una donna del Novecento, vissuta in America, vissuta 99 anni, figuratevi un po', beata lei, e ha avuto una vita abbastanza, anzi tranquilla, ha avuto 5 figli, pochi problemi, se non un'operazione di appendicite e poco altro. E che succede però? Quando questa signora muore, ci si accorge che all'interno, Rosemary Phelps aveva un guazzabuglio all'interno del corpo, cioè aveva tutti gli organi al contrario, il fegato a sinistra, Mills a destra, lo stomaco al contrario, insomma tutto al contrario. Si chiama una malattia che si chiama situs inversus, che colpisce tipo un individuo ogni 20.000 nati, ma che però si associa ad una cardiopatia molto importante che non permette generalmente di superare i 5 anni di vita. Rosemary Phelps ha vissuto 99 anni senza sapere di soffrire di questa malattia invalidante, insomma. E pensate oggi sì, sarebbe impossibile una cosa del genere, oggi che per un minimo malanno, e appunto lo dice un ipocondria, corriamo dal medico a farci visitare. Pensate che oggi ci sono oltre 100 milioni di indagini radiologiche all'anno, e l'esposizione ai raggi è cresciuta negli ultimi 30 anni del 600%.
E però il problema è che il 40% di queste indagini sarebbe parzialmente o totalmente ingiustificato. Ecco, se Rosemary Phelps fosse controllata, fosse venuta a conoscenza di questa sua malattia, come avrebbe vissuto? E invece non lo sapeva, non lo ha mai saputo, ed è vissuta libera e allegra. E quindi il messaggio di tutto questo è a me che sono un ipocondriaco, a noi ipocondriaci, allarmisti, a noi che temiamo, ecco, che viviamo in stato di allarme, controlliamoci il giusto, ovviamente perché la prevenzione salva vite, ma non ci illudiamo, come è stato fino a poco tempo fa, o come forse è tuttora, di poter controllare tutto. Controlliamo molto poco delle nostre vite, delle vite degli altri. Com'era quella frase? Il calabrone, per la sua struttura alare e il peso, non potrebbe volare. Solo che lui non lo sa e vola. Parole poetiche degli anni 30 dell'entomologo francese Antoine Magnan. Oggi si sa che il concetto è errato. Il calabrone rispetta tutte le regole aerodinamiche richieste per il volo. Ma nel nostro discorso causa la perfezione. Controlliamoci il giusto, quando lo dicono i medici, senza cedere alla paura e senza soprattutto avere la presunzione di dominare tutto. Un giorno moriremo, dice Charlie Brown all'amico Snoopy in una famosa striscia dei Peanuts. Sì, ma tutti gli altri giorni no, risponde quest'ultima. Allora, la parola serendipità significa la felice scoperta di un qualcosa, una fortunata scoperta di un qualcosa mentre si sta cercando altro. È un qualcosa che avviene sempre nella vita, siamo sempre alla ricerca di un qualcosa e troviamo altro. Nel corso della storia il concetto della parola serendipità è stata fondamentale per l'uomo. L'uomo ha sempre fatto, le sue più grandi scoperte sono sempre dovute a serendipità, al caso. L'uomo stava cercando altro, ha trovato altro. Basti pensare forse alla ricerca più famosa, insomma, a Colombo che partì per cercare le Americhe, per cercare l'India, no? E trovo le Americhe. E nel campo medico-scientifico la serendipità è questo concetto ha ancora più significato. Tutte le più grandi scoperte che ci hanno permesso di progredire nel campo medico-scientifico, eccetera, sono frutto del caso. Il più grande esempio è quello di Fleming, colui che inventò che arrivò alla scoperta della penicillina per caso, solo perché all'interno della piastrina dove aveva seminato gli stafilococchi comparve della comune muffa del genere Penicillium, e quindi si accorse che attorno a questa muffa si era creato appunto un alone, cioè la muffa uccideva i batteri, e fece 2 più 2. In realtà poi la correlazione muffa-batteri c'erano arrivati già prima degli scienziati, già nell'Ottocento, 2 scienziati tra l'altro. Uno di questi si era accorto che nel suo pozzo, togliendo la muffa, l'acqua diventavano più potabile. Insomma, è un caso, pensate, prima della scoperta della penicillina, prima che la serendipità permettesse a Fleming di scoprire la penicillina, quanti morti ci sono stati, quanti migliaia di morti. E un altro caso eclatante, prima parlavamo di raggi X, è proprio la scoperta dei raggi X, che è di William Röntgen, che scoprì appunto i raggi X mentre si dedicava a degli esperimenti sui raggi catodici. Si accorse che da un tubo usciva un raggio capace di oltrepassare la materia, e quindi dopo vari esperimenti capì che poteva fissare quello che era l'immagine all'interno della materia, insomma, con delle pellicole, e scattò quella che poi è la prima radiografia nella storia dell'uomo. La trovate ovunque sul web, che poi gli valse anche il premio Nobel nel 1901, che è la mano della moglie con annesso l'anello. Quindi vediamo, insomma, il concetto di serendipità è presente, ci ha salvato varie volte. E, certo, non è semplice, perché insomma, chi poteva mai pensare che la muffa potesse, insomma, uccidere i batteri? Cioè, la natura è strana da questo punto di vista, perché crea sì la malattia, però crea anche la cura. Esiste anche la cura. Il problema è che non te la mette sotto il naso, ma ti obbliga a giocare acqua e fuoco. E quindi io sono convinto che insomma, che una cura per il cancro esista già. Forse si troverà in qualche arbusto che cresce sperduto, che cresce sulle Ande, in qualche sostanza, se c'è nel fegato di un chissà quale animale. Da qualche parte la soluzione a molti dei nostri problemi esiste.
e forse appunto potremmo allargare il discorso anche a tutto quello che sta succedendo, e sono certo e mi auguro che prima o poi uno scienziato, un fortunato scienziato che stava cercando altro, che si stava applicando su altro, grazie alla serendipità riuscirà a trovare la cura per tutti i nostri problemi. Non sappiamo nulla di nulla, di penicillina, di cancro, di creazione e fine, di cosmo, di vita e morte, di entropia e tempo. Il mondo si regge su un intreccio di cose che accadono, punto. E a noi non resta che farcene una ragione, così da campare meglio. Adoriamo il caos perché amiamo produrre l'ordine, diceva Esker, il geniale incisore grafico olandese. Ed è vero, cercare di mettere le cose a posto, anche in senso puramente materiale, ci fa stare bene. In questo caos ordinato siamo senza difese, sempre più piccoli. E forse il segreto è proprio aggrapparsi alle piccole cose, come aveva fare l'olandese, che a tal proposito diceva: voglio trovare la felicità nelle cose più piccole, come una pianta di muschio di 2 centimetri che cresce su una roccia. Voglio copiare questi soggetti minuscoli nel modo più minuzioso possibile. Ci vuole coraggio a dire nel caso. Io voglio riscrivere un ciuffo di erba gramigna che vince il cemento, o una formica che beve da una goccia di rugiada. Voglio anche io essere minuziosamente minuscolo e farla finita. Questa è la mia pace. Mi chiedo spesso perché farci così complicati. Avrebbero potuto semplificare le cose. Non mi spiego la necessità di respirare, di mangiare, bere, dovevano renderci autonomi in tal senso, più minimal, ecco. Invece la nostra stessa sopravvivenza è una contraddizione in termini. Basti pensare che dipendiamo totalmente dall'ossigeno, gas tossico che corrode le montagne, fa marcire gli alimenti, deperisce gli oggetti e a lungo andare uccide le nostre stesse cellule. Si parla di paradosso dell'ossigeno per specificare la duplice natura di questo gas, che da un lato ci aiuta a generare l'energia vitale, dall'altro però è alla base dell'invecchiamento e della morte di noi umani. Dico io, non si poteva trovare un modo più semplice, un'idea meno assurda per farci stare al mondo? Allora, quando parliamo del corpo umano siamo sempre lì a dire perfetto, la perfezione, eccetera. In realtà siamo esseri totalmente imperfetti, l'evoluzione ci ha reso imperfetti, bisogna dirlo. L'evoluzione ci ha reso bipedi, ci ha fatto scendere dagli alberi, e questo ci ha dato un vantaggio nell'esplorazione, ovviamente, però l'abbiamo pagata cara, perché il primo malessere di cui soffriamo perché siamo bipedi è il perenne mal di schiena, perché tutto il peso è incentrato sulla schiena. Abbiamo, tra l'altro, siamo l'unica specie che ha il canale del parto più piccolo del feto, quindi così dicono, le donne soffrono di dolori indicibili, ma siamo esseri imperfetti, vogliamo dirlo, insomma, sudiamo da far schifo, l'acne giovanile, la pancetta da quarantenne, l'appendice, parlavamo prima di Rosemary Phelps, ecco l'appendice, questa cosa che non si capisce a cosa serve, che prima di potersi operare anche l'appendicite, insomma, ha ucciso tante persone, migliaia di persone. E poi ho letto, finite un poco, che, e non mi chiedete quale riviste leggo, che ciascun individuo emette circa 14 flatulenze al giorno, praticamente 7 miliardi di persone sulla Terra che fanno 14 peti 14 volte al giorno, cioè praticamente trascorriamo la nostra esistenza cercando di disintossicarci da quel che ingeriamo. Pensate un po' che contraddizione. E quindi siamo pieni di difetti. Poi, tra l'altro, per esempio, anche un altro difetto nell'evoluzione: abbiamo la zona toracica è protetta, no? Il cuore, i polmoni, dalla gabbia, dalle costole. Si sono dimenticati di proteggerci l'addome. Anzi, abbiamo questa fase, l'addome, insomma, è vulnerabile, non è protetto. Anzi, se dovessi usare un termine che ci calza a pennello, non è perfezione, quanto proprio vulnerabilità. E poi sporchiamo molto, sfruttiamo risorse, non abbiamo un vero senso, ecco, per il tutto, per l'ecosistema. Non siamo i padroni della Terra, signori e signori, mi svelo questa cosa. I padroni della Terra sono il regno vegetale, sono gli alberi, che esistono molto tempo prima di noi. In Europa sono alberi che hanno 4.000 anni di più, e sono gli alberi che mantengono in piedi la terra, e
e invece noi non li conosciamo, invece noi non diamo loro importanza, non conosciamo i loro nomi, li usiamo come se fossero oggetti inanimati da tenere in un vaso sul davanzale, e in realtà loro contribuiscono, e come? Non hanno bisogno di altro che per crescere, di altro che per crescere di terra, di acqua e luce, e poi sappiamo, no? Si prendono, ci lavano i panni sporchi, si prendono la linea carbonica e rilasciano ossigeno, sono loro che ci salveranno. Pensate che nella zona di esclusione di Pripyat, Chernobyl, dove non c'è più l'uomo da 30 anni, anche se ultimamente siamo tornati a fare gite turistiche, pensate un po', comunque in questa zona la vegetazione si è ripresa, la città l'ha inglobata, crescono piante e alberi ovunque, anche sui tetti dei palazzi, e c'è quindi un'esplosione di flora e fauna. C'è una popolazione di lupi 7 volte maggiore rispetto alle altre zone boschive. Questo perché? Perché è l'unica zona del mondo nel quale non c'è il più grande e feroce predatore che la natura abbia, ahimè, inventato, che è l'uomo. E quindi dovremmo portare rispetto agli alberi che ci salvano e ci hanno salvato la vita. Tra l'altro non portiamo rispetto, ma li usiamo come tutto, perché il 35% il 35% della popolazione mondiale fa uso di farmaci fitoterapici, e il 30% di tutti i farmaci sintetici derivano dagli alberi, insomma, derivano dal regno vegetale. Un esempio su tutti è l'aspirina. E saranno gli alberi ancora una volta a salvarci. Sono tutti d'accordo sul fatto che una delle cose da fare per combattere il riscaldamento globale sia piantare alberi. Per l'esattezza abbiamo bisogno di 1 miliardo di nuovi ettari di foresta, una superficie pari a 33 volte l'Italia. Ogni anno nel mondo si desertifica un'area grande quanto la Svizzera, e il 20% del territorio italiano già oggi è a rischio di desertificazione. Quindi siamo esseri imperfetti che non diamo una mano a nulla, che non contribuiamo, che ce ne freghiamo, prendiamo quello di cui abbiamo bisogno e via. Però gli sbagli, le imperfezioni e le fragilità in realtà ci arricchiscono, ci rendono unici, più interessanti, di più, ci proteggono. Se il codice genetico di ognuno si riproducesse senza errori, piccole falle nel sistema, i nostri figli sarebbero fotocopie perfette di noi stessi e, come tali, soggetti alle medesime malattie, con gli stessi punti deboli. Gli errori che commette il DNA, le cosiddette mutazioni, nel riprodursi, sono la nostra salvezza, perché ci diversificano l'uno dall'altro, garantiscono la variabilità genetica in base alla quale alcuni si fortificano e riescono a sopravvivere. Se fossimo tutti uguali, al contrario, basterebbe un niente a cancellarci dalla faccia della Terra. Se fossimo asessuati, come le piante o anche alcuni insetti e crostacei, se non ci riproducessimo, cioè attraverso il sesso, che rimescola il gene, saremmo molto più vulnerabili perché omologati. Il sesso è una prevenzione naturale. Non ricordo dove l'ho sentita, ma mi piace assai. E adesso vi faccio fare qualche risata, perché ovviamente in questo inventario con l'allarme non parlo solo di rifletto su tutto quello di cui stiamo parlando, è intervallato poi da un racconto di tutti gli aneddoti della mia vita, reale ovviamente, di questa mia vita da ipocondriaco, con quel tono lieve di cui parlavo. Adesso faccio un esempio, sono tanti racconti di questi ultimi 30 anni, divertenti e ahimè, sui quali io ci rido, però che al momento insomma sono stati tragici, tra virgolette. E questo è uno di quelli. Durante l'estate di qualche anno fa chiamai un amico urologo convinto di avere un cancro alla prostata, cosa abbastanza inverosimile considerata la mia giovane età. Era un sabato di luglio, non ricordo di quale dolore soffrissi in modo specifico. Lui fece lo sbaglio di rispondermi, e quando gli spiegai il problema cercò di convincermi che al più poteva trattarsi di un risentimento, una prostatite. Apriti cielo, a quella parola mi feci rosso in viso e sentii una fitta di energia tiepida risalirmi dall'inguine, come se la prostatite fosse l'ebola dei nostri tempi o la peste del 600. Poche ore mi sarei ritrovato in un letto a delirare, cosparso di buboni nerastri. Doveva visitarmi. Il problema è che si trovava a Sorrento con la compagna. Vengo a Sorrento, dissi subito. Quando? Chiese lui con voce sgomenta. Ora. Ma sono le 7 di sera del sabato. Sì, lo so. Ma non puoi venire lunedì allo studio. Lunedì sarà tardi. Lui sbuffò, ma alla fine acconsentì. Così andai a mia moglie e dissi, che ne pensi di una cenetta in costiera? Quando? Ora, è una bella serata, fa caldo, un'oretta e stiamo lì. Lei mi guardò perplessa. Poi capì e il suo sguardo si fece duro. Chi c'è a Sorrento? Ero stato scoperto. Perciò fui costretto a dire la verità. Ma cosa incredibile, lei decise comunque di accompagnarmi. Arrivammo alle 21 e intercettammo il caro amico fuori a un ristorante.
Forse avrebbe voluto trascorrere una serata romantica con la compagna. Forse avevano programmato da tempo un weekend, non lo so. So che ci unimmo a loro e con ogni probabilità gli roviniamo la serata. Forse, quella sera nel letto, lei lo avrà anche minacciato con una frase del tipo o me o lui. Terminata la cena, andammo a casa sua per la famosa visita. Solo che per effettuare un controllo serviva un guanto. Erano le 11 di sera. La farmacia di turno distava a chilometri di curve. Dove potevamo mai prendere un guanto sterilizzato? Temetti che fosse una scusa perché ci aveva ripensato e non voleva svolgere i suoi compiti. Così stavo per ricordargli il giuramento di Ippocrate. Ma alla fine lui se ne uscì con la frase del secolo. Se dobbiamo davvero fare questa cosa, l'unica è comprare una confezione di preservativi a quel distributore automatico. Lo userò come guanto. Sgranai gli occhi e rivolsi lo sguardo a mia moglie, che rideva. Tutti e tre ridevano, a dire il vero, irrispettosi del mio dolore. Comprammo i preservativi e lui fece quel che andava fatto. La sera stessa tornammo a Napoli e di questa storia non voglio più parlare. E chissà perché mai l'ho fatto adesso. Come questo, ce ne sono tanti altri nel libro, come questo racconto. Sono diventato padre a 40 anni, perché per tanto tempo un figlio non arrivava. La prima volta che provammo a concepire assunse una sua sacralità. È un momento che non si dimentica, perché è cinto da un'aura speciale. Con il passare dei mesi, però, ti rendi conto che alla vita non frega poi tanto della sacralità. Lei arriva quando ha deciso o quando può, persino dopo un rapporto statico e noioso perché mirato. Potrebbe apparire spoetizzante, ma è così che vanno le cose a una certa età se non ti sei preso la briga di pensare prima a fare un figlio. Siamo talmente abituati alla vita, contornati dalla vita, c'è così tanta vita su questa piccola palla che trottola e galleggia nell'aria, che ci siamo convinti che sia anche facile crearla. Ma non è così. Nell'universo, almeno da quello da noi conosciuto, la vita non la compri a mercato. È cosa assai rara. Una solitaria oasi nel nulla. E quando infine lo capisci, è come prendere un treno in faccia. Qualche anno fa iniziai a correre, anzi, abbastanza anni fa iniziai a correre, e ahimè, ripensando a quei tempi, questa quarantena, non so quanti chili ho preso, cominciai a correre e lo feci come tutti per dimagrire, e in realtà poi però mi resi conto che la corsa era altro, non era solo dimagrire, mi faceva stare bene, mi faceva stare in equilibrio, mi faceva sentire in pace con me stesso, con gli altri. D'altronde si sa, insomma, lo sport libera endorfine, ti aiuta a stare bene. E quindi fu un periodo nel quale davvero, uno dei miei pochi periodi, io sono uno che lo dico sempre, anche attraverso i miei personaggi, lo racconto, uno che fatica a vivere, e in quel periodo mi sentivo davvero in pace. E voglio pensare, mi piace pensare, che qualcuno lassù se ne sia accorto. Che qualcuno lo se ne accorge quando appunto riesce a metterti in pace con te stesso e con gli altri, con il mondo che ti circonda, e ti manda un figlio. In quel momento ti dà la possibilità davvero di prenderti cura di un altro. E in realtà poi questa cosa di sentirmi in pace finì prestissimo, subito, perché già dopo 24 ore, perché mio figlio purtroppo è nato con soffria di riflusso esofageo, e quindi piangeva dalla mattina alla sera, urlava più che piangeva, disperato, e quindi dopo 24 ore io mi ricordo proprio, lo guardai e disse ma io non sono preparato, e sono rimasto impreparato per tutti, io ho un figlio adesso ha quasi 5 anni, sono impreparato perché tra l'altro lui tra le tante cose, il reflusso è passato per fortuna, però ha sempre avuto un sonno leggero, e quindi io per tanti anni, io che anch'io il sonno leggero non ho dormito praticamente, anche perché mia moglie non è una donna che si mette a letto, non dorme, sviene, muore, un po' come coricarsi accanto a un cadavere. E quindi in questi anni mi sono dovuto occupare io la notte di mio figlio. E ahimè, insomma, l'insonnia, io poi ho letto, un uomo può vivere molto più a lungo senza mangiare, quasi 2 mesi, che senza dormire. La veglia più lunga mai certificata è di 11 giorni, se non sbaglio, sì. Quindi insomma, con un po' di impegno sarei potuto entrare nel Guinness dei primati, anche se da morto. E, tra l'altro, sempre lo stesso articolo diceva che appunto un figlio rovina il sonno dei genitori per 6 anni, mio figlio ne ha 5, quindi posso ancora sperare, un altro annetto, posso ancora sperare di cavarmela senza perdere la vita. A parte gli scherzi, un giorno mi trovai a parlare con un mio caro amico, che mi disse una cosa molto bella, secondo me, forse senza accorgersi, non lo so, nel senso, disse, guarda, io sulla paternità, mi disse, io
ha due bellissime bambine di 10-8 anni e mi disse: guarda, se dovessi fare un elenco dei pro e dei contro nell'essere genitore, la lista dei contro sarebbe una lunga voce, un lungo elenco di voci, mentre quella, la lista dei pro, ne conterrebbe una sola, però talmente incontrovertibile, talmente enorme come concetto, come parola, da eliminare, da annullare in un solo istante tutta la lista dei contro, e quella parola è amore. Ho fatto due gastroscopie e una colonoscopia nella vita, grazie al fatto che mio zio, il solito perché ne parlo spesso nel libro, era gastroenterologo ed è in pensione, e mio cugino ne ha seguito le orme. L'ultima volta ricordo che decisi di chiamare quest'ultimo perché convivevo da 3 mesi con una fitta alla bocca dello stomaco. È il reflusso, mi dicevo di continuo, ne soffre da anni. E più sei nervoso e stressato, peggio starai. Ma subito dopo un'altra vocina beffarda si faceva sentire per ricordarmi che sì, sarebbe potuto di certo essere reflusso. Ma il dubbio non me lo sarei tolto senza la diagnostica. Così mi recai da lui, in un ospedale della provincia di Salerno, per lo più convinto di avere a che fare con un tumore all'esofago. E mi fece sedare prima che mi infilassero il tubo in bocca. Al risveglio ero stordito. Tuttavia non avevo tempo da perdere e mi misi a scrutare con attenzione la faccia di mio cugino e quella di mio padre, che mi aveva accompagnato perché non avrei potuto guidare al ritorno, per capire se mi stessero nascondendo qualcosa. E durante il viaggio verso casa, nei pochi momenti di lucidità nei quali riuscivo a tenere gli occhi aperti, mi rivolgevo a papà puntandogli contro il dito indice accusatorio e biascicavo le seguenti parole: dimmi la verità, tu mi stai nascondendo la verità. Lui rideva, io chiudevo gli occhi e svenivo un po' più tranquillo. A parte gli scherzi, cioè per gli scherzi è tutto vero, in realtà quello che ho capito in questi, dicevo, 30 anni da ipocondriaco, perché mi definisco un ipocondriaco di professione, anche se sto scherzarci sopra, come tutti i ipocondriaci consapevoli di esserlo, cerco di non rompere più le balle agli altri, me lo tengo per me più delle volte, e soprattutto cerco di donare un sorriso. Quelli non consapevoli, o che fingono di non esserlo, invece al contrario, sono i più deleteri, perché sono quelli che in questo periodo hanno sempre una notizia allarmante da darti, sempre un qualcosa col quale metterti in crisi. Va bene, quello che ho capito in questi 30 e passa anni è che l'ipocondria non è paura della morte. L'ipocondria è paura della vita, è paura di vivere, è paura di essere felici, è paura di crescere, è paura di avere responsabilità, di diventare quindi adulti, e paura che la felicità ci possa essere sottratta, e anche ovviamente narcisismo, e voglia di essere messo al centro, richiesta di attenzione, di un abbraccio. Però insomma, Bufalino diceva una cosa bellissima, diceva: capita nella vita ogni tanto di sentirsi felici, non vi preoccupate, un minuto e passa. Ed è una cosa verissima, la felicità fa paura. Perché? Perché non siamo abituati ad ascoltarla, non siamo abituati ad ascoltarci, a fermarci, ce ne siamo resi conto in questi 2 mesi. Siamo sempre di corsa, c'è un paragrafo, appunto un capitolo di Inventario ancora allarme che si chiama Calci in culo per tutti. E io questo dico: siamo una giostra, eravamo o siamo una giostra, deve girare sempre, perché se ci fermiamo dobbiamo rimanere in ascolto di noi stessi, delle nostre paure, delle nostre fragilità, delle nostre frustrazioni, dei nostri rimpianti, e la cosa provoca dolore, e quindi dobbiamo sempre correre per non sentire. La felicità fa paura, siamo sempre lì a correre, siamo sempre lì, fa pure ascoltare la felicità, è meglio cercarla. Siamo una società che la cercava sempre, la felicità, sempre in attesa del progetto che un domani potrà renderci felici, che dell'amante che ci renderà felici, del lavoro che finalmente ci libererà. E la città non è mai nel qui e ora. Sempre lì ad aspettare chissà cosa, ad aspettare la sorta. E invece la sorta non esiste. Esiste la capacità di adattamento, di cambiare nel cambiamento, come avviene in natura. Gli alberi, torniamo agli alberi, i veri padroni, gli abeti, gli alberi, quando possono crescere, hanno spazio, crescono in altezza e in larghezza, nelle fronde. Quando si trovano in un bosco e non possono allargarsi, ovviamente che fanno? Cercano di salire per raggiungere la luce. E come fanno a salire più in alto, sempre più in alto? Cambiano nel cambiamento, facendo diventare il tronco sempre più piccolo. Infatti all'apice
è quasi un rametto, no? O le sogliole, cambiare nel cambiamento, le sogliole cambiare per sopravvivere. Le sogliole che fanno? Mica nascono con due occhi dallo stesso lato, crescono con, nascono con un occhio a destra e un occhio a sinistra. A un certo punto si rendono conto, resi conto che l'occhio che guarda a terra non serve a una mazza, spostano l'occhio dall'altra parte. Pensate un po', la capacità di cambiare per sopravvivere, la capacità di trovare le possibilità nel qui e ora, cercare di cambiare il quotidiano, stare sempre lì ad aspettare qualcosa, fare qualcosa per cambiare. Oppure come le farfalle monarca, 300 milioni di farfalle monarca ogni anno si spostano, migrano dall'America, dall'America sì, del nord, al Messico, in cerca di caldo. E pensate un po', tra l'altro arrivano in Messico nel giorno della cerimonia del giorno dei morti, e arrivano 300 milioni di farfalle arancioni e nere che arrivano durante la processione per i defunti e si posano, pensate un po', sui fiori che i cari stanno portando in processione. Quindi diventa un giorno di festa. Tra l'altro, appunto, i parenti credono che queste farfalle siano le anime dei loro defunti. Pensate un po' a qualcosa meraviglioso. Per fare questo, le farfalle monarca impiegano, cioè per spostarsi dall'America al Messico impiegano 4 generazioni. E 3 generazioni si immolano affinché la quarta possa giungere lì per riprodursi e per godersela un po'. Non dico di spostare gli occhi come le sogliole, mi farebbe una certa impressione interloquire con un tizio girato di profilo al pari di un quadro di Picasso, o di immolare le nostre vite per le generazioni future, che tanto alla nostra specie l'orizzonte sembra sempre troppo lontano e irraggiungibile. Dico solo di accontentarci di ciò che abbiamo, di accettare i nostri limiti e usarli per campare più sereni, consapevoli di non poter mettere ordine nel caos, anziché cercare sempre la grande e perfetta felicità. Camminiamo ciechi senza mai intravedere il traguardo, senza dare valore ai piccoli e costanti momenti di gioia, serenità, felicità, chiamiamola come vogliamo, di cui disponiamo e che ci aiutano a tirare avanti, ci permettono di respirare ogni tanto. Finché saremo alla ricerca di un qualcosa che ci liberi dalla paura di noi stessi, quei piccoli momenti forse nemmeno riusciremo a vedere, a sentire. Abbiamo alla fine. La vita è solo un breve periodo di tempo in cui sei vivo. Lo disse quel genio di Philip Roth. Solo un breve periodo di tempo in cui siamo vivi. È una parentesi in fondo alla nostra vita. E il primario compito di ognuno è renderla degna, combattere con tutte le forze affinché sia tale, per non sentire di aver sprecato l'unica grande occasione che ci è stata data. Abbiamo il dovere di riempire questa parentesi di più cose possibili, di più cose meravigliose possibili. Dobbiamo approfittare del tempo, anzi approfittare del fatto che il tempo è poco, per lasciare un segno del nostro passaggio terreno. Lo diceva il giovane Seneca a soli 20 anni. La vita che ci è data è lunga a sufficienza per compiere grandissime imprese, purché si è spesa bene. Spendiamo bene il nostro tempo, questo passaggio. E chissà che un giorno non ci ritroveremo a volare liberi nell'aria, per poi posarci sulla spalla di un nostro caro, come le farfalle monarca del Messico.